si è tenuta a Palazzo Lascaris una delle tre giornate del seminario internazionale organizzato dal CRIMEDIM, Centro di Ricerca in Medicina d'Emergenza e dei Disastri, dell'Università del Piemonte Orientale, per promuovere le attività di ricerca e di formazione della medicina dell'emergenza e dei disastri. Obiettivo del Master: mettere a confronto tutti i soggetti coinvolti nelle grandi emergenze, dai medici agli infermieri, ai soccorritori volontari, fino alla protezione civile e alla sanità militare, per elaborare linee di indirizzo nazionali e internazionali sulla pianificazione e gestione dei disastri. Professor Della Corte, il perché di questi tre giorni in Piemonte e a Torino? Sì, questo incontro è un incontro di tutti i centri internazionali collaborativi con l'OMS. Ci sono rappresentanti da tutto il mondo che si riuniscono ogni anno per mettere a fuoco gli obiettivi di studio, di ricerca, di applicazione delle attività coordinate appunto dall'OMS nell'anno successivo. Nell'area piemontese esiste sia la possibilità di un approfondimento, diciamo, scientifico, universitario, quindi accademico, insieme ad una colonna mobile della Regione Piemonte, Max Emergenza, che è il braccio operativo di fatto di una risposta in caso di catastrofe, sia a livello regionale che a livello nazionale che a livello anche internazionale.